ci dicono che abbiamo in linea il signor Presidente del Consiglio. Vediamo se... Buonasera. 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 Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi... Sì, su Radio X Sovereign Friends. Le piace il programma? Disgustosa. Una conduzione... Ma come? Turpe, ma... Te l'avevo detto, Max. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Ma come? Abbiamo parlato di modelle. Io so quello che sto dicendo, lei no. Sì, ma che... incredibile, ma è un programma per giovani. È un programma fatto per giovani, insomma, per gente sveglia. Insomma, non bisogna prendersela. Pronto? Pronto, signor Presidente del Consiglio, pronto? Pronto, ciao Max. Pronto, ciao Paul. Ma che succede? Beppe. Ciao, sono Giuseppe. Ma che hai fatto chiamare, dai, hai fatto chiamare il Presidente del Consiglio qui? Sì, ho scomodato addirittura il Presidente. Ma insomma, quante ne sai, Beppe, quante ne sai? Perché hai sentito che parlavamo di te, di la verità. Esatto, esatto, mi fischiavano le orecchie e non potevo non intervenire. Infatti l'abbiamo spiegato, no, che ti abbiamo avuto in apertura di Radio X Sovereign Friends, all'inizio proprio da settembre, abbiamo parlato proprio di moda, di fashion, di fotografia. È stata una bella puntata. Ma non è che ti sei sentito un po' ingelosito, hai chiamato per quello, hai fatto chiamare il Presidente del Consiglio per quello? Assolutamente, competizione pura. C'è competizione tra fotografi? No. Quando mai? È una leggenda. Sentite, sono risicati, dobbiamo in qualche modo... Allora, visto che ho due fotografi importanti, uno qui in studio e uno al telefono, vi dico, ma voi sarete insieme alla sfilata di settimana prossima? Certo, ci facciamo anche le foto tra di noi. Assolutamente, no, è vero, questa cosa è verissima. Io ho delle foto, tra le altre cose, molto carine, che mi ha fatto proprio Giuseppe Circhetta. Da fotografi ci si fa le foto, insomma. Sì. Ma succede quella cosa che si vede, lo chiedo a Beppe adesso che è al telefono, ma succede quella cosa che si vede dei fotografi tipo in reportage che si prendono a cazzotti? Succede mai quello che ti urtano la macchina fotografica, si incacchiano un attimino? Succede quella cosa o è semplicemente una leggenda metropolitana? Ma no, l'ambiente poi alla fine è molto amichevole, ci si diverte. Dopo essersi conquistati i propri spazi davanti alla passerella. Esatto. E finiamo lì. La passerella, perfetto. E ovviamente vi rifate gli occhi. Perché ne godete, dite la verità. Beppe, rispondi tu, perché io ho già detto la mia a questo proposito. Voglio dire, appunto. Ne godete di quella vista, della vista della passerella, ecco, chiamiamola così. Vabbè, però guarda, sarebbe più comodo vedersela in televisione. No, magari no, non vedersela con 2000 persone intorno e colleghi che sgomitano e con un lavoro da portare a casa, insomma. Senti, ormai è un po' tardi, caspita, se no ti invitavamo qua in radio, potevi venire qua, ma ne avevamo due, non solo Paul De Groove, ma avevamo Paul De Groove e Giuseppe Circhetta. Va bene, no, ma io... per chi volesse conoscere le foto di questi due bravi fotografi, ricordiamo Paul De Groove, scritto grove.org, e Giuseppe Circhetta. com, giusto? In sovrappressione, sì, esatto, appare il titolo adesso, sovrappressione, pauldegrove.org, esatto. Senti Beppe, noi ti aspettiamo qui però, per una X tutta a base di Radio X Sovereign Friends, visto che ti abbiamo già avuto una volta, prima che si chiuda l'edizione di quest'anno del 2011, devi assolutamente tornare a trovarci, senza Presidente del Consiglio o con, se vuoi puoi anche portarlo. Vediamo, porto le amiche del Presidente. Mi consente, Circhetta, venga a lavorare allora, con noi. Vi devo riprendere entrambi. È il momento della musica, non per altro. Si possono fare le imitazioni, è tutto valido qui in questo programma, anche perché è un programma giovanile, quindi per definizione è tutto valido. Però c'è lo spazio alla musica adesso. Grazie Beppe, ci piace sapere che ci hai fatto questo scherzone. Grazie a voi. Ti aspettiamo, ciao.